She came in the morning, she was out of her face. She came in at 7 o'clock in the morning. She went straight up to bed and I got the kids up then, opened the presents up. She showed no kind of interest in the kids on Christmas Day. We'd had trouble in our relationship and we decided to separate before Christmas. But we were going to stay together through Christmas. I thought I was going to leave after New Year, but she's up and left before then. Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Ilaria e questo è un nuovo video True Crime. Se siete interessati a questo genere di video, vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. E se vi va, potete anche seguirmi su Instagram o sugli altri miei canali. I link li trovate qui sotto nella descrizione. Detto questo, iniziamo! Il caso di oggi ha luogo nel 1998 a Southport, una città costiera e meta turistica, nota per le sue incantevoli spiagge sabbiose. Southport attira visitatori da tutta la nazione che giungono per godersi l'atmosfera e le molteplici attrazioni offerte. La città vanta molti parchi giochi, sale giochi e un lungomare animato che offre un'ampia gamma di attività sia per i residenti che per i turisti. Nel 1998 la sua popolazione era tra le 80.000 e 90.000 persone e purtroppo il tasso di criminalità supera la media nazionale, conta infatti un numero di reati più alti. Ed è proprio qui che vive la protagonista della nostra storia, ovvero Lindsay Wilson, una ragazza e mamma di 22 anni. Lindsay Wilson Quay nasce nel 1977 da Linda e Peter Wilson. Cresce in una famiglia numerosa, è la più giovane di 6 fratelli e viene descritta come una bella persona, molto simpatica e altruista. Ha un sorriso contagioso ed è estroversa. Sua madre, Linda, la descrive come una ragazza sempre molto allegra e gioiosa. È sempre stata molto solare e amante del divertimento. A soli 17 anni però rimane incinta del suo primo figlio. Nonostante la sua giovane età e il fatto che sia la sua prima relazione, diciamo, seria, decide con determinazione di accogliere la bambina che porta in grembo. Lei e il suo ragazzo quindi si fidanzano, ma a 5 mesi dall'inizio della gravidanza lei inizia ad avere dei dubbi sulla loro relazione e quindi decide di chiuderla e quindi di lasciare il suo ragazzo. Fortunatamente però può contare sul sostegno della sua famiglia, infatti i suoi genitori non l'hanno abbandonata. Nonostante questo comunque le paure prendono sopravvento nella vita di Lindsay e queste paure la lasciano vulnerabile e impaurita, soprattutto a causa della prospettiva di essere una mamma single. Ma nonostante appunto queste paure, crede ancora nell'amore, dopo tutto ha soli 17 anni. E poco dopo la fine della sua relazione, un'altra persona entra nella sua vita. Si tratta di Mitchell Quay, un ragazzo di 20 anni, quindi di 3 anni più grande di lei. Tra di loro è subito amore, amore a prima vista. E Mitchell inizialmente si comporta come un ragazzo molto romantico e si mostra estremamente innamorato e Lindsay crede di aver trovato il suo principe azzurro. Lui le dedica molte attenzioni, l'adora e spesso fa dei gesti romantici come regalarle dei fiori e scrivere dei bigliettini. La ragazza, quindi prossima al parto, vede in Mitchell un uomo serio con cui costruire qualcosa di significativo e sembra proprio l'uomo perfetto, il ragazzo perfetto per formare una famiglia. Quindi molto velocemente, molto rapidamente, solo 5 settimane dopo essersi conosciuti, sembrava una televendita, comunque i due progettano di sposarsi. Il 1 agosto del 1995 celebrano il loro matrimonio. La famiglia di Lindsay non è molto felice di questa scelta, infatti a parte il fatto che la ragazza è molto molto giovane, ripeto, ha soli 17 anni, e poi non vedono di buon occhio Mitchell perché non hanno proprio una buona opinione di lui. Quest'uomo appare sempre molto ambiguo,
A parte il fatto che non ha molti amici, l'unica persona che sembra essere una costante nella sua vita è suo fratello Elliot. E effettivamente la famiglia di Lindsay ha ragione, perché quest'uomo non è così perfetto come sembra all'apparenza. Il giorno stesso delle nozze, pensate, i due novelli sposi hanno subito una lite molto violenta, che è solo la prima di una serie di discussioni molto accese. Lindsay, comprensibilmente, quel giorno ha il cuore spezzato, perché praticamente Mitchell è riuscito a rovinare uno dei giorni più belli della sua vita, quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita, o almeno il secondo, perché si dice che il primo sia quando nasce il proprio figlio. Comunque, dovete sapere che il suo sfogo irrazionale praticamente è venuto fuori dal nulla, quindi lui si è arrabbiato ma senza motivo. Comunque Lindsay è convinta, come la maggior parte delle persone, delle donne in queste condizioni, che sia soltanto un incidente isolato. Forse lo stress del matrimonio è troppo per lui, quindi probabilmente questa reazione è solo frutto del momento. Quindi la ragazza decide di perdonarlo e di andare avanti, di mandare avanti questo matrimonio. Ma con il passare del tempo diventa evidente che non si tratta di un evento isolato. 6 settimane dopo il matrimonio, Lindsay dà alla luce la loro figlia Robin. Ma poco dopo la nascita di Robin, Mitchell inizia a manifestare di nuovo la sua natura, la sua vera personalità. In quel periodo Lindsay si apre con una delle sue sorelle, si confida e appunto le dice che Mitchell ha delle frequenti e sproporzionate reazioni violente. Inoltre è estremamente controllante, molto geloso e possessivo. L'uomo controlla le sue conversazioni con gli altri e cerca anche di allontanarla dalla famiglia, e questo è il tipico comportamento che fa una persona che vuole dominare, che vuole essere il centro dell'attenzione del proprio compagno o della propria compagna. Inoltre la abusa sia emotivamente che fisicamente. Mitchell è estremamente paranoico e, appunto, come ho detto prima, molto dominante. Poi a un certo punto accusa Lindsay di tradirlo, quando in realtà è lui stesso che ha delle relazioni fugaci con altre donne. Quindi è lui che tradisce in questo caso, e ogni volta che scatta diventa furioso, e poi cosa succede? Che, come capita appunto spesso, torna da lei implorandole perdono. Ma poi il giorno successivo, qualsiasi cosa accada, basta veramente poco per farlo esplodere e il ciclo ricomincia da capo. Le cose comunque proseguono, Lindsay decide comunque di andare avanti con la loro vita matrimoniale, e un anno dopo della nascita del suo primo figlio, Lindsay rimane nuovamente incinta. Ora, anche se la ragazza fa di tutto per poter mandare avanti questo matrimonio, in questa occasione è estremamente spaventata, perché sa benissimo che questo bambino dovrà crescere in un ambiente malsano, turbolento, quindi decide di interrompere la gravidanza. Questa decisione scatena l'ira di Mitchell, che reagisce con violenza. Infatti la picchia e va via di casa. Ma purtroppo questa è una dinamica a cui Lindsay è abituata. Voglio dire, quella di fare le valigie e andarsene per poi tornare a casa. E così, dopo 5 mesi di assenza, Mitchell torna a casa e Lindsay, purtroppo, nonostante tutto, permette il suo ritorno. Ma non passa molto tempo prima che Lindsay si ritrovi nuovamente incinta, ma questa volta decide di proseguire la sua gravidanza. A questo punto la ragazza è decisa a dare una nuova possibilità al loro matrimonio. E inizialmente le cose sembrano procedere bene, ma basta un semplice ritardo a casa di Lindsay per scatenare la furia di quest'uomo. Mitchell quindi torna ad essere lo stesso uomo di prima, violento, dominante e manipolatore. Durante la gravidanza di Lindsay, quando è circa la metà, Mitchell, preso da un eccesso di rabbia, inizia a distruggere tutto ciò che trova in casa. Per fortuna Lindsay non è presente in quel momento,
ma al suo ritorno trova la casa in uno stato di caos assoluto. Ci sono vetri rotti sparsi ovunque, le porte sono sfondate e addirittura c'è del sangue sulle pareti. E è probabile che il sangue sia suo, perché probabilmente si è ferito durante questo suo sfogo di violenza. Addirittura pare che Mitchell abbia gettato la TV dalla finestra e persino distrutto la sua stessa auto. Quindi questo è praticamente fuori controllo. E poi, tra l'altro, essendo in affitto, i due vengono immediatamente cacciati di casa e costretti quindi a trasferirsi altrove. Nel frattempo, nell'ottobre del 1997, nasce il loro secondo figlio, Jack. Lindsay nutre un amore profondo per i suoi figli, perché questi due bambini rappresentano praticamente tutto per lei. Poi, arrivando all'aprile del 1998, dopo un'ennesima lite, Mitchell se ne va ancora una volta di casa. Ma questa volta sembra che, fortunatamente, la separazione sia definitiva. Lindsay è pienamente consapevole dell'influenza negativa di quell'uomo, quindi decide di rivolgersi a un'associazione dedicata all'assistenza delle donne in difficoltà. E grazie al loro supporto, Lindsay riesce a trovare un'altra casa per sé e per i suoi figli, quindi si allontana il più possibile da Mitchell. Infatti l'uomo non sa neanche dove siano, perché Lindsay ha nascosto il loro indirizzo, perché oltre alle violenze subite, Lindsay è stata minacciata moltissime volte da lui. E purtroppo questa è una cosa che vediamo quotidianamente. E Lindsay è riuscita ad ottenere un ordine restrittivo contro l'uomo, ma la paura che prova questa ragazza è così intensa che porta sempre con sé un pulsante antipanico, che sarebbe un dispositivo che, se viene premuto, consente di chiamare immediatamente i soccorsi. Come parte del suo percorso di guarigione emotiva, Lindsay tiene un diario in cui annota i suoi pensieri e documenta tutto ciò che le è accaduto e che le sta accadendo. Vuole che i suoi figli, quando saranno più grandi, comprendano appieno ciò che ha passato, aiutandoli così a comprendere meglio la sua storia e anche il coraggio che ha dimostrato di superare quelle esperienze. Purtroppo, mentre Lindsay sta cercando di rimettere insieme i cocci della sua vita, Mitchell riesce a contattarla e in qualche modo la convince a fargli vedere Jack per il suo primo compleanno. Nonostante Lindsay abbia già resistito molte volte, l'uomo in qualche maniera riesce a convincerla, ottenendo quindi un'altra opportunità. E purtroppo i due ricominciano la loro relazione. Ma Lindsay, per paura di essere giudicata, decide di mantenere segreta questa decisione. E so che molti di voi, così come me, vi chiederete perché Lindsay abbia deciso di tornare con lui nonostante tutto ciò che le ha fatto. E io ammetto che non sia comprensibile, ma so per certo che alcune persone, come Mitchell, sono degli abili manipolatori. Lui sapeva esattamente come agire con Lindsay per ottenere un'altra opportunità e probabilmente l'ha condizionata così profondamente da farle concedere un'altra chance a questo matrimonio. Quindi non è così scontato, perché purtroppo ci sono delle persone che riescono a manipolare altre persone che forse sono anche più fragili. Comunque, quando la famiglia di Lindsay vengono a sapere di questa riconciliazione, rimangono basiti. È indubbio che fare entrare di nuovo Mitchell nella sua vita sia stata la decisione più sbagliata che abbia mai preso. E arriviamo al 22 ottobre del 1998. Lindsay quella sera esce con sua sorella Paula per un drink. Al loro ritorno a casa, Lindsay invita Paula ad entrare per prendere un caffè. Inizialmente la sua sorella è un po' titubante, ma alla fine acconsente. Mitchell è seduto su una sedia del salotto mentre stringe una birra tra le mani, però non proferisce parola, ma i suoi occhi scrutano entrambe le donne con un'ambiguità quasi inquietante,
Cioè, è come se stesse comunicando con lo sguardo la sua volontà di far del male ad entrambe. A un certo punto Paula decide di uscire di casa e Lindsay la accompagna fino all'auto. E prima che Paula possa salire a bordo, Lindsay le consegna un biglietto, un bigliettino. E su questo bigliettino c'è un messaggio. Questo messaggio è molto chiaro, implora disperatamente aiuto. Supplica la sua famiglia di essere liberata da quella situazione, ma purtroppo nessuna azione viene intrapresa. Io credo perché la famiglia di Lindsay era praticamente esausta da questo tira e molla, quindi probabilmente hanno preferito starne fuori. Passano alcuni mesi e arriva dicembre, e quel mese porta con sé l'atmosfera natalizia. E Lindsay dedica tutte le sue energie a preparare delle decorazioni natalizie per la casa, anche perché in quell'occasione vuole fare felici i bambini. E sebbene tutto sembri normale, il vortice tossico della relazione con Mitchell rende ogni momento in casa carico di tensione e di incertezza. L'11 dicembre del 1998 però la ragazza incontra la sua famiglia e quel giorno sembra essere molto allegra e serena nonostante tutto e tutti quanti la vedono di buon umore. Ma dopo qualche giorno, precisamente il 16 dicembre del 1998, Lindsay scompare completamente. L'ultimo avvistamento di Lindsay avviene il 15 dicembre, in un ufficio postale, dopodiché nessuno l'ha più vista o sentita. Il 24 dicembre sua madre cerca di mettersi in contatto con lei per tutto il giorno, anche perché quel giorno sua mamma desidera andare a casa sua per lasciare i regali di Natale per i bambini, quindi per i suoi nipoti. Ma la ragazza non risponde alle loro chiamate. Mitchell si presenta invece alla loro porta con i bambini, affermando che Lindsay avesse intenzione di uscire quella sera, quindi non era andato con lei perché quella sera aveva pensato bene di uscire con alcuni amici. Poi, sempre durante questa serata, Mitchell accusa Lindsay di essere una psicopatica e informa sua madre che sospetta che lei abbia un'altra relazione. Comunque, nonostante il comportamento strano di Mitchell e le critiche nei confronti di Lindsay, la mamma di Lindsay dà i regali ai suoi nipoti e non prende troppo sul serio quelle parole perché sa che Mitchell ha spesso questo atteggiamento, ha già parlato male in passato di sua figlia. Alcuni mesi più tardi, il 5 febbraio del 1999, quindi esattamente 53 giorni dopo il suo ultimo avvistamento, Lindsay viene denunciata come persona scomparsa. Ma quello che sembra davvero molto strano è che questa scomparsa viene denunciata non da Mitchell o un altro membro della sua famiglia, ma a denunciare la sua scomparsa è un assistente sociale. Io però in questo caso vorrei spezzare una piccola lancia a favore della famiglia di Lindsay. Diciamo che in queste situazioni è davvero difficile capire come comportarsi. Personalmente ritengo che se fosse stata mia sorella io non avrei esitato, sarei andata immediatamente o a casa sua o dalla polizia. Tuttavia so per certo che non tutti condividono le stesse opinioni. Quindi penso che la famiglia fosse stanca dei continui alti e bassi di questa relazione tra i due, quindi probabilmente hanno pensato di prendere le distanze, però 53 giorni secondo me sono troppi. Comunque chi non prende le distanze è la polizia, infatti alcuni agenti si recano immediatamente dall'uomo e gli chiedono il motivo per cui non ha denunciato lui la scomparsa di sua moglie e lui replica sostenendo che Lindsay lo ha abbandonato. Cioè, la sua versione è questa. Lindsay è uscita di casa con l'intento proprio di porre fine al matrimonio. Addirittura l'uomo afferma che proprio il 25 dicembre, quindi il giorno di Natale, Lindsay ha fatto le valigie, sostenendo di partire per andare a vivere con un altro uomo. She came in the morning, she was out of face. She came in at 7 o'clock in the morning. She went straight up to bed, and I got the kids up. Then opened the presents up. She showed no kind of interest in the kids on Christmas Day.
we'd had trouble in our relationship, and we decided to separate before Christmas, but we were going to stay together through Christmas. I thought I was going to leave after New Year, but she's up and left before then. Quindi, secondo la sua versione, l'uomo è stato lasciato da sua moglie per andare a vivere con un'altra persona. Quando la notizia si diffonde, i media trovano questa storia molto interessante e Mitchell diventa oggetto di frequenti interviste e, pensate, una troupe televisiva si reca a casa sua per documentare la sua storia. Ora, quello che emerge da questa storia, emerge appunto lui, un marito abbandonato, che è stato lasciato da solo a prendersi cura dei due bambini piccoli, mentre la moglie è fuggita con un altro uomo. Mitchell rilascia diverse interviste in cui diffama la reputazione di Lindsay. Inoltre partecipa a numerosi programmi televisivi. Inizialmente partecipa implorando alla moglie di tornare a casa, ma chi conosce Lindsay e chi conosce le dinamiche della loro relazione non crede minimamente alla storia della fuga con un altro uomo. Lindsay, tra l'altro, non avrebbe mai e poi mai abbandonato i suoi figli, e in realtà nemmeno la polizia crede alla sua versione. Per gli investigatori, Mitchell è il principale sospettato nella scomparsa. Nei giorni successivi, l'uomo afferma più volte di aver visto Lindsay per strada. Tra l'altro è anche molto preciso, perché dice di averla vista guidando una Mercedes. Tuttavia risulta l'unica persona ad averla vista, cioè nel senso la ragazza non viene vista da nessuno tranne che da lui. Le interviste di Mitchell continuano e si concentrano principalmente su se stesso e parla solo di lui e minimizza gran parte del suo comportamento distruttivo nella relazione. Quando un giornalista gli chiede informazioni sulla sua presunta responsabilità nell'omicidio di sua moglie, perché danno già per scontato che la donna sia morta, lui risponde con un'aria di sfida e dice: non risponderò a questa domanda perché non ne ho bisogno. Definisce quella domanda come stupida e poi aggiunge: aspetta e vedrai. I mesi comunque passano e purtroppo non viene trovata nessuna traccia di Lindsay. Anche i media iniziano a nutrire dei dubbi su Mitchell, specialmente quando si rendono conto del suo desiderio ossessivo di essere al centro dell'attenzione. Mitchell stesso si rivolge a un regista per proporre l'idea di realizzare un documentario su di lui. E sorprendentemente qualcuno prende in considerazione seriamente l'idea di farlo. L'uomo appare addolorato, viene ripreso mentre si prende cura dei suoi figli, mentre li pettina, mentre gioca con loro, e questo documentario diventa quasi una sorta di reality show. Durante le riprese del documentario, il regista cerca di ottenere delle confessioni da parte di Mitchell, poiché anche lui nutre forti sospetti sulla sua colpevolezza, e un giorno, senza tanti giri di parole, gli pone la domanda cruciale. Gli chiede: sei stato tu a uccidere tua moglie? E lui naturalmente nega. Tuttavia, da quel momento in poi, le sue risposte alle domande iniziano ad essere accompagnate da un certo disagio. Inoltre, le accuse dirette a lui cominciano a metterlo visibilmente in difficoltà nel trovare risposte convincenti. I genitori di Lindsay sono fermamente convinti della sua colpevolezza. Loro credono che abbia ucciso la loro figlia. Peter, tra l'altro, il padre di Lindsay, compie un atto provocatorio. Infatti attacca un volantino di persona scomparsa, con la foto appunto di sua figlia, proprio di fronte alla casa di Mitchell. Questo gesto è il manifesto della sua convinzione che sia lui il responsabile della morte di sua figlia. A un certo punto Mitchell assume un atteggiamento di sfida nei confronti della polizia, tanto che, pensate, un giorno arriva a inviare una confezione di tinta per capelli al detective capo del caso, e sostenendo che coprirebbe i suoi capelli grigi e gli darebbe maggiore fiducia. Con il passare del tempo Mitchell inizia a mostrare sempre di più la sua personalità. Il suo atteggiamento cambia, non è più un marito preoccupato per la scomparsa di sua moglie e non riesce più a mascherare bene il suo dispiacere e la sua preoccupazione. Anzi, adotta un atteggiamento molto provocatorio.
Passa da marito distrutto ad uomo sprezzante e presuntuoso. La polizia, naturalmente, continua ad indagare su di lui e scopre che Mitchell ha incassato gli assegni sociali di Lizzie. Di conseguenza viene arrestato per frode. Tentano anche di incriminarlo per l'omicidio perché, ripeto, loro sono convinti che Lizzie sia già morta, appunto perché tutti sono convinti della sua colpevolezza. Tuttavia, a causa della mancanza di prove concrete, l'accusa viene ritirata. Viene giudicato comunque colpevole di frode e condannato a svolgere dei servizi sociali presso un negozio di beneficenza locale. A questo punto una troupe televisiva si reca da lui e gli chiedono il motivo per cui avesse rubato questi assegni, ovvero avesse truffato lo Stato. E la sua risposta è davvero inquietante. Infatti dice: «Dovevo farlo, Lizzie mi ha lasciato con i bambini. Se adesso fosse in fiamme non le piscerei nemmeno addosso». Ora, queste sue dichiarazioni assurde non fanno altro che rafforzare i sospetti su di lui e gli investigatori comunque non si sarebbero fermati davanti a nulla per scoprire la verità. Mitchell continua a mostrarsi arrogante e molto presuntuoso come sempre e cerca l'attenzione dei media interpretando addirittura il ruolo del marito offeso sia dalla moglie che dalla polizia. E proprio mentre gli investigatori stanno iniziando a perdere le speranze di scoprire cosa sia successo veramente alla ragazza, finalmente viene fuori la verità. Il 7 giugno del 2000 la polizia giunge alla conclusione che Lizzie sia morta e che sia morta il 15 dicembre del 1998, quindi il giorno della sua scomparsa. Questo perché gli investigatori scoprono che il 15 dicembre la donna avesse un appuntamento con un avvocato divorzista. Il problema è che lei non si è mai presentata. Il suo ultimo avvistamento è avvenuto il giorno prima, quando era andata in un ufficio postale, tra l'altro per denunciare il fatto che Mitchell avesse preso il suo assegno sociale. Mentre i dettagli di ciò che è accaduto il 14 dicembre tra Lizzie e Mitchell rimangono oscuri, resta il fatto che lei ha segnalato un assegno mancante e ha preso evidentemente la decisione di divorziare da Mitchell. Gli agenti presumono che i due abbiano litigato e che a seguito di questa discussione lui l'abbia uccisa. Quindi a questo punto alcuni agenti vanno a casa di Mitchell e lo portano in stazione di polizia, ovviamente per interrogarlo. E dopo 36 ore di interrogatorio, finalmente l'uomo confessa tutto, rivelando i dettagli agghiaccianti di ciò che ha fatto a sua moglie. L'uomo racconta che il 15 dicembre del 98 lui e Lizzie avevano iniziato a litigare furiosamente. Questo perché la donna aveva trovato finalmente il coraggio di mettere definitivamente la parola fine alla sua relazione con Mitchell. Quindi gli aveva comunicato di aver fissato un appuntamento con un avvocato perché appunto voleva divorziare. Questa notizia aveva scatenato l'ira di Mitchell e la loro lite era diventata molto violenta. In preda alla rabbia, Mitchell l'aveva strangolata per 20 lunghi minuti, fino a quando la donna non era morta soffocata. Ma questo è solo l'inizio, perché una volta uccisa sua moglie, nasconde il corpo nella camera da letto. In seguito, con l'aiuto di suo fratello Elliot, la portano nella vasca da bagno e la smembrano. L'uomo racconta anche come hanno fatto nei dettagli. In pratica, suo fratello teneva dei borsoni aperti mentre lui tagliava la testa. E inoltre poi ha tagliato anche i polsi e le gambe della donna. Tra l'altro i bambini sono in casa mentre la loro madre viene tagliata letteralmente a pezzi. Una volta smembrata, i due gettano le parti più piccole nei rifiuti, ma non trovano il posto per il busto. Quindi si sbarazzano delle parti del corpo spargendole per tutto il paese. E oltre ad aver confessato l'omicidio, Mitchell conduce gli agenti sul luogo in cui si trovano alcuni resti della donna, rivelando loro poi alcuni luoghi in cui avevano lasciato le varie parti del corpo di Lizzie. Alla fine comunque li conduce dove ha lasciato il suo torso,
che tra l'altro lui definisce carcassa. L'avevano lasciato vicino a un parco di divertimenti abbandonato nelle vicinanze della sua abitazione. Il torso smembrato di Lindsay viene trovato in un sacco della spazzatura nero. Le braccia e le gambe, anch'esse avvolte in sacchi della spazzatura, vengono scoperte tra alcuni cespugli. In prossimità di una linea ferroviaria situata a meno di mezzo miglio dalla casa bifamiliare situata a Stamford Road, dove la coppia risiedeva. Durante questo macabro percorso alla ricerca dei resti di Lindsay, Mitchell ha anche il coraggio di chiedere agli agenti se ci sono dei giornalisti, perché voleva essere ripreso, e in effetti alcuni di loro riprendono tutto. Dai filmati emerge lo sguardo strafottente di quest'uomo, che mostra una sorta di ghigno. Sembra quasi compiaciuto, anzi sicuramente era compiaciuto di tutto quello che stava accadendo, quindi non mostrando alcun segno di rimorso. Purtroppo gli altri resti del corpo non sono mai stati ritrovati. Nel gennaio 2001 Mitchell viene accusato di omicidio di primo grado e viene condannato all'ergastolo con possibilità di libertà condizionale dopo 17 anni. Suo fratello invece è stato condannato a 7 anni per il suo coinvolgimento in questa vicenda. Comunque, la detenzione di Mitchell è stata problematica. Infatti alcuni detenuti lo hanno denunciato per abusi. Inoltre, in qualche modo è riuscito a assumere delle sostanze. Secondo un'infermiera psichiatrica, in prigione avrebbe fatto una battuta di pessimo gusto sul luogo in cui ha seppellito una parte del corpo di sua moglie. Mitchell quindi non ha mostrato il minimo rimorso per il suo crimine. Attualmente ha 49 anni, in teoria se ho fatto i conti giusti, e ha chiesto la libertà condizionale per ben 3 volte, ma la Commissione per la Libertà Vigilata ha saggiamente deciso di non concedere la libertà condizionale. Robin Wilson, quindi la figlia della coppia, ha rilasciato una dichiarazione nel 2017, quando a Mitchell è stata negata la possibilità di libertà condizionale per la prima volta. In questa dichiarazione dice di sentirsi più sicura, sapendo che suo papà non uscirà di prigione, e che questa decisione rappresenta un piccolo passo verso la giustizia per sua madre, anche se riconosce che nulla sarà mai abbastanza per portare una vera e propria giustizia. Mitchell è stato ribattezzato con il nome di assassino sorridente a causa del suo sorriso, che io sinceramente definirei più un ghigno che un sorriso. E con questo abbiamo finito anche il caso di oggi. Io, come sempre, sono senza parole. Ovviamente ci tengo a sapere la vostra opinione, quindi scrivetela qui sotto nei commenti. E vi ringrazio, specialmente se siete rimasti fino alla fine di questo video. Io vi ricordo che martedì è uscito un nuovo video sul mio canale The Crime, l'audio del crimine. Se non vi siete ancora iscritti, anche lì iscrivetevi, e ogni settimana c'è un video anche lì. E vi ringrazio ancora una volta, io come sempre vi mando il mio grande abbraccio virtuale e ci vediamo quindi domenica qui con un nuovo video. Ciao! Thank you.